I say a little prayer. Dionne Warwick. Brava, brava. Christian, voglio iniziare da te. Christian. Beh, io Lorenza la conosco bene perché abbiamo fatto anni fa il mio primo musical a teatro, che era Un'americana a Parigi. Anche per me. E ho conosciuto anche molto, molto bene Dionne Warwick, proprio intimamente l'ho conosciuta molto bene. Hai riconosciuto Bacharach pure, ma... Tale e quale. Christian. Maria. Bravissima, veramente brava, brava, brava. Grazie. Elegante, raffinata, una canzone difficilissima da cantare, difficilissima. Con un ritmo serrato. Sei stata... È giusto tale quale? Sì, sì, proprio tale quale. Devo dire anche il lavoro del nostro reparto trucchi e parrucca. Un applauso ai nostri truccatori. Bravi, bravi, brava, bravi. Brava Cristina e Daniela. Ma tutti, sono tutti bravissimi i nostri truccatori. Quasi. Ho capito chi mi ha fregato il fondotinta. Tale quale il colore delle della cose pelle. Difficili. Eh? Siete cattivi perché date anche esibizioni difficilissime. Questo tra l'altro è un personaggio che, se ricordo male, non l'avevamo mai fatto, mai fatto. Beh, a lei si era preso un colpo. Quando sì. Ha detto, beh, torno con questo, va bene. Loretta. Bravissima, Lorenza. Grazie. Mi hai sorpreso perché sono abituata a vederti anche ballare mentre canti. Stavolta hai fatto un numero proprio da cantante, sì. Un po' come Alicia Keys, ti ricordi? Alicia? Sì. Che sei stata molto brava col pianoforte. Sei stata bravissima. Ho notato che hai fatto un'interpretazione leggermente diversa da quella del filmato. Perché lei l'ha fatta un po'... come faceva Frank Sinatra e Sammy Davis. L'ha cantata un po' così. No?
un po' strascinette, strascinette, ma molto giusta, molto americana, molto veramente, guarda, sei stata proprio brava, brava, brava. Grazie. Brava. Ci hai messo del tuo, capito? Beh, l'ho vista però in altri video anche. L'abbiamo, infatti, noi non vediamo solo uno, ma facciamo vedere varie esibizioni, alcune live, alcune in playback, insomma. Sì, sì, no, no, benissimo, guarda, un po' di veramente. Tutto, il disco, il live, un po' di tutto, per capire meglio il personaggio. Enrico, per chiudere? È una bellissima canzone di Bart Bacharach, sì. Tra l'altro stavo cercando, non che mi distraessi, non mi ricordo il nome del paroliere di Bart Bacharach, che ha scritto con lui quasi tutte le canzoni. What's Flyers? Sì, quello là, bravo Carlo. È lui. Sì. È lui. E poi il ritmo. Bacharach è un grande musicista, io trovo questa tua interpretazione molto calzante, molto somigliante. E poi Dionne Warwick, lo sai, era la cugina di Whitney Houston, sì. La sorella di Didi Warwick e la zia di Carlo Conti, appunto.